La bella città di Canelli, la provincia è quella di Asti, la grande Barbera, perché qui insomma si chiama al femminile, la Barbera. Regolarmente. Luigi Coppo, senti Luigi caro, qui siamo all'interno della cantina di famiglia e dico dal 1892, dal bisnonno, è vero? Dici bene, sì, è verissimo, il mio bisnonno ha fondato l'azienda proprio nel 1892, quando era giovanissimo, certo. Ragazzo. Eravamo proprio un ragazzo e da allora siamo sempre stati qui a Canelli e da allora siamo sempre stati produttori di Barbera. Prima di parlare della Barbera, prima di parlare di questo grande vino di questo territorio, facciamo un attimino, perché come Coppo, sì, il territorio di Canelli, ma non solo, tanti ettari di proprietà, tanti in gestione, tanti anche fuori dal territorio. Sì, noi appunto come mi anticipavi produciamo più o meno all'incirca all'anno 400.000 bottiglie, sì. Ormai abbiamo proprietà in circa 29 ettari, ne gestiamo 25, dove appunto possiamo avere un controllo molto importante della qualità in vigna, perché poi è il grande risultato, certo. È la base per avere grandi risultati poi nel bicchiere, nel vino. E poi appunto gestiamo anche leggermente fuori zona, ma sempre in Piemonte, nella zona del Gavi, una piccola tenuta che si chiama La Rocca, di 5 ettari a Monte Rotondo, dove noi dall'83 vinifichiamo il Cortese per ottenere il nostro Gavi. Hai detto, è il grande bianco piemontese. È un grande bianco piemontese, è un bianco che ha un grandissimo successo in tutto il mondo. Arriviamo alla Barbera. Ma la Barbera sicuramente è l'identità, la Barbera è quello che ci contraddistingue da sempre, anche in termini numerici, metà della nostra produzione è dedicata alla Barbera. La Barbera, io dico sempre, è difficile da decifrare, perché se ne possono avere veramente tante interpretazioni, da un'interpretazione più giovane, da un terroir all'altro, da una parte all'altra del Piemonte. Noi siamo molto contenti anche di questa nascita importantissima di una denominazione nuova, che è quella del Nizza. Sì, sì, importante. Una denominazione che già nel disciplinare parla di qualità, e quindi noi abbiamo voluto con grande energia sposare proprio questa causa. E poi qui siamo nella terra del Moscato, perciò è metodo classico. Certo. Come Coppo abbiamo deciso dal 2010 di cominciare a produrre Altalanga. Bene. Che è questa denominazione, secondo me, molto importante, che avrà un grande successo, in cui noi crediamo molto. E insomma, per cui le buone bollicine di questa terra. Esatto. Luigi Coppo, Canelli, Asti, arriva la Barbera, grande vino.